applauso. Le passo la parola. Vabbè, buonasera a tutti. Penso che è stato detto quasi tutto, però volevo aggiungere solo qualche parola per la presidente Pina Pastorella. Io l'ho definita la Mazzone del Benin. Ci siamo avuto il piacere di conoscerla qualche anno fa e da subito è nata questa, come dire, questa sinergia. E infatti siamo arrivati poi, come diceva lei, alla costruzione di una scuola. La scuola, quando si costruiscono le scuole, l'istruzione è la cosa più importante. Io rappresento un paese, la Repubblica del Benin, un paese della fascia insomma subsahariana, che ha tante difficoltà. Però grazie poi... Cuore dell'Africa. No, non è quello dell'Africa, subsahariana, diciamo Niger, Togo, Benin e Mali. E insomma ha dato la possibilità a circa 300 bambini di evitare di percorrere 30 km, 40 km a piedi. Io credo che a volte quello che da noi è scontato, qua abbiamo due sacerdoti, abbiamo un procuratore, abbiamo tutti, insomma quello che da noi è scontato molto spesso là non è scontato. Quindi vediamo questi bambini che soffrono, però nonostante la loro sofferenza sono felici. Forse questo è quello che mi ha fregato, diciamo, di questa mia missione, perché poi chiaramente il lavoro del console non è quello di fare le scuole, è un altro, un lavoro amministrativo. E io veramente ringrazio di cuore la professoressa Pina Pastorella, presidente di Donare Amore, ma io veramente volevo fare un ringraziamento a suo papà, signor Pascarella, il quale è venuto con noi in Africa ed è stato per circa 15 giorni e posso garantire che l'Africa è bella ma ha tante difficoltà e veramente lui ha dimostrato questo amore. Chiaramente non è potuta venire la presidente Pina Pastorella verso proprio i più deboli, quindi io veramente non posso dire che ringraziare di vero cuore, perché credo che queste sono poi, diciamo, le vere opere, come dicevano anche altri sacerdoti, cioè fare il concreto. Poi non importa dove farlo, si fa a Napoli, si fa a Caivano, si fa là, ma è importante farlo, perché forse questa è l'unica cosa che ci rimane e Pina Pastorella lo fa. Pina, io la definirei la regina degli ultimi. Grazie, volevo aggiungere giusto qualcosina. La scuola che abbiamo costruito tutti quanti insieme è dedicata a mio fratello Vincenzo, morto prematuramente qualche anno fa. E quindi nella Repubblica del Benin, grazie al console, grazie a tutti coloro che diuturnamente mi seguono a titolo gratuito, tra l'altro collaborano con me, siamo riusciti a mettere su la modica somma di 30.000 euro. E grazie a Vincenzo. Ed è nato, grazie a Vincenzo, futuro, è nato la Vincenzo Pastorella Econ. A tutti i bambini del mondo. Leggiamo le motivazioni. Intanto, questo lino d'argento, città di San Felice a Cancello, per la solidarietà a Pina Pastorella. Un esempio di ampio e articolato impegno sociale, espressione della sua umanità, che la porta ad essere sempre attiva, con dedizione, generosità e in modo totalmente disinteressato. Svolge la sua attività con l'incontro diretto con le persone bisognose nel loro ambiente di vita. Opera sempre con determinazione e discrezione, rivelando particolari doti di sensibilità e uno spiccato senso di umanità. Pina Pastorella, sessorino d'argento per la solidarietà. Grazie. Grazie. L'ultimo applauso meritato per Pina, perché fa veramente tanto. Invito grazie. Intanto a volevo, giusto, Vincenzo, sì. Scusami, io volevo dedicare questo premio, questo riconoscimento a tutte le persone, perché io dico la scuola e tutto ciò che facciamo non è merito mio, a tutte le persone che veramente mi stanno intorno e che insomma operano con me. Volevo fare un ringraziamento personale ad Alfonso Nuzzo, presidente della Proloco, che quest'anno mi ha coinvolto a collaborare in questo evento giunto alla 28esima edizione. Un evento molto bello, con un'ottima condizione, complimenti a te, complimenti alle grazie. Ragazze e grazie mille anche alla comunità cancellese che in questi 4 giorni ci ha supportati alla grande, ma soprattutto ci ha supportati. Grazie mille a tutti. Grazie. La foto?
Volevo anche ringraziare tutte le ragazze che collaborano con il consolato, Lucrezia, Carmen, Touré, insomma tutte le ragazze, veramente pure grazie a loro io ho fatto, soprattutto grazie a loro che ho fatto tutti questi eventi, perché veramente c'è stato un ottimo lavoro alle spalle, grazie mille. E anche per il console del Benino un ricordo di questa, di questa serata e ringraziamento per la sua partecipazione, ed è il piatto con raffigurato il santuario di San Michele Arcangelo che svetta sul selvaggio da Palombara, da noi a San Felice, un simbolo del territorio. Grazie, grazie e buona serata. Invito